A mia moglie, ma con me che non si scende che si può tutto stare a morire. Ma che smette prendere che può tutto dire a morire. Sì, pare che è fornuto. Che le può fare? Sali via la macchina e se ne sono giunto. Se ne sono giunto? Certo, si capisce. Ah, sì. Delinquenti! Ma scalzoni! Si scende a bacio, faccio una facciata! Ma non, scusate tanto, chi l'ha preferito? Ma no, ma che dici ti avranno detto? C'è andato, stavo a quarta piano, se devo fare scalzone tu! Ma non, ma dico io, vai da pigliare sta macchina e pigliata vella, almeno un povero uomo si mette all'anima in pace! Ma chiama a tua madre, scelta! Ma che lui con me non può parlare, ho capito! Ma questo sta sotto shock, non ragiona! Insomma, capiva, sei capito? E ho il dovere della vigliaccheria. Mi tengo la responsabilità, cancotta. E devo avere il coraggio e mi metterò a paura. È finito di nuovo. Oh, Dio mio, ti ringrazio. Addio macchina, se l'hanno pigliata. Gennà, è finita. Peppino della Madonna, ma ti pare visto un momento di furo a tutti? Sì. Sì. Signor, ma vai a fare con quello per te, io? Ma che stai dicendo? Ma che tutta la notte vado da tosta! Ma c'è una dama bravata! Ma che fai? Ma come l'antifurto di gamma e tu non usci? Che sai che fallo? Ma avrete che parole l'ignamo? L'antifurto si mette per fare almeno un'azione di disturbo contro i ladri. Ma poi uno che fa? Piglia il cenno, veramente? Ma certo, quello l'antifurto è psicologico! Oh, un spaventapasso, ma se hai mai visto una uccella con collare lo spaventapasso? Se si spaventa è bene, se no... Rimane una mazza allerta. Dani, voi sfottete? Chi le mariuole sono gente seria e sfacciata? A mattina, quando vanno in da banca, fanno proprio l'annuncio. Signori e signori, buongiorno. Questa è una rapina. Maroni, aspettiamo che Mariola ci chiamano per telefono. Pronto? Scusate, siete in casa? Scendete bene le bocca, ma mi ha rubato. Ma mi ha mettere mano. Ma che cosa ha ragionato? Nanni, niente della gara. Oggi non si mette più niente paura nessuno, capito no? Ehi, chi è? Sono io. Stavo dicendo, vogliamo scendere a controllare. Che c'è da bere? A mangiare come ci stai giù? Nanni, senta me, io stavo nervosa perché tengo che la valigia rende il cervello, te. Sì, t'hanno sa gente. Madonna sporca, infame, maledetta valigia, prego. No, prego, prego, prego. Prego. Ma può pregare, ma marrone tutti e tre, canto uomini, sciupiamoci. Vabbè, ma non mi abbasso pure questo. Signor, scusate, che ore si sono fatte? Ah, non lo so, non lo so. Allora, capite passate, qui la lana già di niente. Ah, sì, scusate, è mezzanotte. Sapete, abituato per strada a dire sempre, non lo so. E ma perché? Ma per i ladri, quelli chiedono l'ora per vedere se l'orologio è d'oro, ma appena scopite il posto, zazz, e ve lo fregano.
Signora, però Don Gennaro ha ragione. Oggi non si capisce niente più. Signora, ma perché non lo so? Ma quando c'è una prena la macchina mi pare esagerato. Signora, ma che dite? Ve ne voglio raccontare una. In circostanze analoghe, il cavalier Maruzza, sapete che fece? Si affacciò e disse: ma scalzoni, le stofanti, lasciate stare quella macchina. Ah, se ne scapparono. Ma quando mai? Oh. Papè, però, fatto è fatto tu e faccia fa. E lui? Ma scalzoni, io i fatti miei mi sto facendo, quella è la macchina mia. E sapete che risposero? E allora trase da una parte id, ah, se non è pure un tumbele mazzata. Gesù, Gesù. E così il povero Maruzza dovette restarsene fremente. È impotente. Ah, già capito, signor. A Maruzza si mette a tre paura, se la sette nel corno, eh? Ma che strana è una buona ragione, scusate. E signora, ma allora uno che fa? Scende, si fa ammazzare e buonanotte. Buonanotte, signor, buonanotte. Come? Gesù, avete detto buonanotte, io vi ho risposto. Signora, ma mi è un altro buonanotte. Ah, datene d'auto, buonanotte mia, già dove? Sì. Va bene, ho capito. Forse meglio che me ne vado a dormire. Sì. Anche se... con tutte queste emozioni, chissà se riesco a prendere sonno. E dire che questa la chiamano pensione della tranquillità. Buonanotte. Mamma. Uè, chi è mamma? Mamma, tu sei tu, è fornuto. Ma mamma. Ando. Ma come faccio a chiamare donna Nannina? Tu a me non la chiama proprio, perché con te io non parlo più. Già, ci parlo in ora, ma ci parlavo in notte. Che te pensavo che vieni incazzato una macchina, ma usciamo con te, sì. Ma come vuoi dire che il problema era i giorni del cervello e pensate ancora a sti cose secondarie? Sta grandissima zucculilla! Zucculilla, zucculilla! L'emozione stai venendo in scalinatella, sapete? Signor Nanni, è sicuro, la macchina è andata, se l'ha navigato. Ah no, Nichine Mario non so gente serie, mica pazzi. Ma papà sta? Lo dico a vostra madre perché con voi non ci parlo. Madre, con me non parla nessuno. Vostro marito e fratello sono andati al commissariato per fare la denunzia. Buonanotte, signora Nannina. No, che siamo signorisci? Sì, niente, eravamo arrivati. A grandissima zucculella. Uè! Mi fanno il disponente, che ti levo diminutivi e ci metto super la chiusa. Mamma, quando mi hai fatto uno sta tutto quanto? Però, e la nasce di Angò? Chi ti cango passando tutto quanto che ti ha passato vicino ai porti? Per sentire quello che dici? Forse quello che mi è passato? Signora Nannina, mi dispiace per voi, ma voi questo non lo dovete dire perché io mi faccio fatta mia. Sì, la casa è fatta. Allora, come vuol dire? Cari, tu ci hai portato a tenere. Ma che combinazione! E mi era caduto un bottone a terra proprio vicino alla porta, scusa. Ma ti passi la bocca, buonanotte! Buonanotte, signora! Ma non me l'avessi fatto con questo, che è un bel gioco, che sta a pensione, e ne sono passate il giovinotto, bello, fresco, simpatico, soffermano pure a capisco, che una ragazza per dare per pigliare asciugato, ma tu ti sei giù da mettere con il ginocchio che deve essere fatto, e poi un cantante attore, che come attore fa schifo. Come cantante la diciamo la verità? Faccio schifo ancora! Mamma, ma voglio un grande macchiettista? No, voglio un grande macchiettone! Mamma, voi non lo vedete con gli occhi miei? Caro, ma mi viene una scarpa ancora! Mamma! Ma mi sono stata dando un tempo e ti metto a dire sti cose? Ma spiega a me, pure a me! Che te ne visto? Spiega a me! Affascino, stile! Charme! Madonna, ma perché mi dici allora queste cose? Ma fate più vicino, vado a capire un momento, vedi? Mamma, ma voi ci pensate al look che tiene il ginocchio? Il look? E che re? Uè, non ti stai passando la mente che hai dato la fronte, eh? Mamma, ma ci pensate ai vestiti che si mette? E vestiti, Mara? Che le vado a fare proprio dopo oggi? Ma non è mai comune, è banale, è sempre eccentrico. Fantasioso? No, quello è stato pazzo, è un po' ricco. Che lo grande disgraziato mi ha guardato una figlia. Maledetto il momento che è in questa casa, ma ti hai trovato il ginocchio. Mi avete chiamato? Luigi, sei tornato? È arrivato Marlombrando. Sì, è vita da cani la mia. Noi gente di teatro, sai, faceva tarda, stasera, terzo spettacolo è finito, lui poco tarda. Ma voi mi avete chiamato? Ma che cani? Come?
Ma non mi chiamava Pullo, voi, ma io non mi ci vado con me. Quella mamma sta un po' nervosa perché sono venuti là e stanno a rubare la macchina di papà. Usano a rubare la macchina? E beh, e non potevano mettere la defunta? Ma sentite, non voglio parlare. Chi doveva accennare scendeva e l'altro guardava e se lo fuglieva. Ma non voglio parlare. Parlo con me, Luigi, parlo con me. Lo spettacolo è andato bene. Ho spettacolo? Ma che poi che sono sti cusarella per Luigino Giaccone, in arte Gino Dore. Guardatela. Ha dato una signora Giaccone. E io da tutto lo sai, io volevo fare di cose, io pensavo di cose, cosa molto più bella, la Ida o Trovatore. O Barbiere. O Barbiere. Ah, è Barbiere che si figliava detto, fa bene. Ah, sì, sì. E ma voi sapete che le mi sarebbe piaciuto fare di più? Sì, o Pagliaccio. O Pagliaccio. Ah, ridi, Pagliaccio, e ancora più bello quelle prima. Brava, mamma, ma che sai tutto quanto, sì, mamma, sì. Brava, brava. Sì, io sono appassionata della lirica. Io mangio pane e Pavarotti. Bravo, bravo. E intenditrice, veramente, mamma, che l'ha capito chi sono io, veramente. Dai, voi, io ho già capito chi sei tu. E che è l'amica, non lo so. Guarda invece che delusione, no? Guarda che depressione. Queste sono le parole di una macchietta che devo contare domani sera. Ah, sì? E come si chiama? Adda schiattà mia suocera. E tu hai il tuo santo mamma. Fammi sentire come fa, fammi. Però parlo prima del suocero. Voi permettete? Bello, vai, prego. Mio suocero è nupie, mio suocero è nupie. E lui è secondo a basso. E te ne pure co, e te ne pure co. E corna! E corda passuna, vram, vram. Oh, io sto giro, io ci. Mia suocera è nacre, mia suocera è nacre. Una cretina! E una creme vaniglia. E maggio fatta fi, e maggio fatta fi. A figlio! A fionda paciacca, vram, vram. Senti che Gino Dore, ti avete ispirato. Mi è venuta una bella strofetta pure a me. Infatti ce la sei, dicitela, come ci, dici. Mio genere non c'è, mio genere non c'è. È un celebre cantante, è pare che fa schi, è pare che fa schi. Fa di to schi e se ne va, brum brum, vieni. Questo è un gioco di parole volgarissimo. Ma non fa niente, lascia, sta pure lei si deve divertire, eh? È che la mia madre è una bella vena artistica, sì, sì, sì. Ma lei adesso deve andare via, mi devo andare a cambiare, perché devo uscire. Di notte? È che le tocca la notte. Ma vicina mia, tu lo sai, la gente di teatro questa fa, dopo uno spettacolo va a mangiare qualche cosa e poi devo incontrare degli impresari importanti, sì, sì, sì. Sono venuto solo a cambiarmi, anzi, e adesso vado, mi trasformo e torno. Mio suocere no pie, mio suocere no pie, e che se lo mambar. Qui siamo come su cumpini. Mamma, voi non lo potete nascondere, voi a Luigi non mi lo chiate proprio. Com'è bella, mamma. Ma io mi nascondo, io dico proprio. Guarda, se mi fanno uscire per la televisione privata, io vado e dico, miei cari spettatori, io schifaginatori. Ma dico io. Ma l'hai visto mai una persona seria che sta così? Ma l'hai visto mai a tuo padre? L'hai visto mai a tua zia? Chi le sì che sua persona seria? Se fosse una cristiana, eh? Eccoci qua! Come non detto? Mario, ma che è successo? E praticamente se mi hanno a fare denuncia, hanno incontrato, accertato Mario e ci hanno spogliato. Non ti spiegate che non direi mai sordo un po'. Ci volevano battere per forza, Nanni. Pur. Ma dico io, tu notte, te, ma te sapevi portare qualcosa di soldi? Ma come, papi, ma portavo qualcosa di soldi per i signori ladri? No, ma io dicevo per un caffè, una telefonata, qualcosa. Ma Nanni, sono arrivate pure le guardie. Meno male l'hanno arrestato. No, 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 volevano arrestare noi per oltraggio a pudore. Nanni, ci hanno pigliato per due di più. Vabbè, l'importante è che siete vivi e che state qua con noi. Sì. La famiglia bottigliera completa, una bottigliella, una fiasca. No, dammi già, io ne capo del sogno, io. Sì, ma io mi a mettere una cosa con il sotto, ma devi fritto. Ma poi, io mi raggiungo, E andiamo dentro, anche qui da una presa di cognac. Già, avessi telefonato Carmelo. No, ancora. Maronna, chi lo viene rimane, ma tu andava lì, ma noi con le lampe.
gennaio che facciamo? Facciamo la faccia rossa, la faccia bianca, la faccia verde. E viva l'Italia, facciamo la bandiera tricolore, non è? Ma allora, gennaio, ci diciamo che i soldi che stiamo in valigia. Ma c'è prima così un po' alla volta, capito? E se andiamo a chiedere un prestito trentennale? Ah, gennaio, tu vuoi sfastiare questa valigia, capito? Ma allora, gennaio. Fa una cosa, te lo stai con una cosa. Chi li occorrete che mi facciste tu, amini tu? Guardate, guarda. Ma io ti accattavo quando ti dico qualcosa smettrai, ma no? Nina. Dovete comprare una casa, se vi serve un prestito. Io modestamente conosco una cooperativa, vi posso fare entrare. No, ma perché? Sta bene? Sì, sapete, domani è troppo tardi perché me ne sto andando, ci ho fatto la valigia. No, no, ma perché vi siete pigliati con loro? Per il fatto che ho detto la recchia era da porta prima. No, guarda, mi è arrivato, nessuno pensa. No, invece è vero. Ah, è vero? Ma non per quello che pensate voi, signor. Modestamente, Silvestro Petrillo, giù c'è per te corezzi lungo fa. Però forse magari ci addrete una volta per sentire una voce. Ma non è perché faccio tu scemare la porta? Signorani, papà tiene una torrefazione, e capito? Cambi mezzo i cioccolatini, mezzo alle caramelle. Ma non ho mai visto una cosa dolce come a vostra figlia. Ma puttiglia la mia. Signore, che mi serviva una camera a me? Papà tiene una casa di 7 stanze. Mi vengo a buttare soldi. Pensate, mi sono affittata la camera qua per stare sempre vicino, dalla mattina alla sera. Ma lì da me che mi lasci a questo reno? E abbiate pazienza, di vestri io ultimamente non ci pensiero per qua. Signora, sua figlia prima mi guardava, mi dava qualche speranza. Poi è arrivato il signor Chiacco. Ehi, che so diventare? Zero più zero è zero. Vabbè, non fa niente, ma ora siete venuti dopo che lo vostro laggio, andiamo, mi ha rimato. Signor, chi potesse dormire? Voi avete capito che papà tiene una torrefazione, cambi in mezzo ai cioccolatini, in mezzo agli sciucciù! E sono piena di amare dalla testa ai piedi. Signor, aiutatemi voi. Prendimi un cucchiaio di zucchero! Allora, non c'è su, io vorrei pure un cucchiaio di zucchero, ma purtroppo mangiare una bruttellata, perché gliela la fotendo, fra un mese, da sposare per forza! Ah, che lei, lo zucchero in casa! Ma perché? Ma perché sei da sposare? Perché? Dica di me, non può pazzerire! Signora Nanni, ma che mi fate capire? A bottigliella... Stappata, non ti vestri, è stappata! No! Ma lo vengono ad attacco! Sentite, Don Silvestri, non potete dire che sto ghiaccone, dice, che tiene una cosa che a lei piace molto e che forse a voi mi manca. Dice che tiene un look eccezionale. Ma mio look come state messo? A look? Io spendo milioni per il mio look! No, da cagnamire! Ma io non posso più stare in questa casina già io! Me ne vado, me ne vado! Ma Luca, da fa, state zitto! Io dico per farmi sentire da lei, capite? Quello può essere che sei, venite qua! No, ma qua è notte, la gente sta rumendo! Avete ragione, scusa! Mi sono fatto la valigia! Arrosto! Stai la valigia! Nonna! Niente, manco la capa, manco la capa! Quando è venuto Carmelo? Vado a una valigia, ma tu hai? Ma signor, è Don Silvestrino che se ne è chiuso, ma non ti faccio mai punto. Piace di Saone che diceva, la valigia mia. Ma no, non è una stavana con poco, lui. E un bagno di ciò, già mi ha originato ancora in mano. Ogni tanto si mette a mano con poco e si fa sotto. Ah, ma alla fine, che c'hai mai rubato sta valigia? No, ma Nanni, che la valigia per c'è sta? Sui soldi a rendere che non ci stanno di giù. Vabbè. Ma che le sagre, che la povera valigia è rimasta sopra, abbandonata, senza nessuno. Ebbene, noi l'abbiamo adottato, guarda, la valigia come se fosse un'orfanella. Mio suocero è in dubbio, mio suocero è in dubbio. Papà, come la macchietta che sta studiando? Gennaro, tu ne puoi capire queste cose, sono testi difficili. Guarda qua, come sto, guarda. Sei bellissimo, spumeggiante, effervescente! Ma la magnesia San Bellegri! Sì, sì, e adesso vado che devi incontrare gli impresari molto importanti da cui dipenderà tutta la mia carriera! Ah sì, allora in bocca al lupo con tutto il cuore! Pensavo che il lupo porta in bocca al lupo! Amicina, amicina, tu lo sai che non si dice più in bocca al lupo! Tu lo sai, noi gente di teatro usiamo dire... Merda! Papà! No, chi l'aveva ragione? Dire proprio merda, si dice, scusa, ma voi come ho sapete? Come ti hai visto, mi ha asciutato in dopo. E allora non me ne vado contenta,
se non mi facete una bella merda pure voi. No, fallo con te. Ma nonna, qui si fa bellissima. Aspetta. Ma guarda, da me poi mi esce da categoria. Merda! Bella, proprio mi sono fatta bella. Missione? Ma guardate, guardate che andava in voce, mi imparò a pupazzi alla camorra, ma va! Anna, da rassegnare, chi sta dando un lucco eccezionale? Un lucco eccezionale. Allora me ne vado, buonasera a tutti, io me ne sto chiedendo. Anzi, a proposito, la prossima volta mettite l'anti furto! Mio suocero dei lupi! Ma mi dico una cosa, chi se sa permettere qualche volta di cacciare la bestemmia? La parola all'insulto! Ma l'insulto? Chi se sa sa mettere cocco un po' di mi chiamo papà! Ehi! I faccio arrivato, Ma io mi c'è cocca tutto quanto! Buonanotte! Però non ci trovo! E sarà Luigino, si è dimenticato qualche cosa! Ma no, non mi ha fatto tutto! Miso! C'è nata la signora! Chi serve non farà nei figli? Pane vicino! Siete Carmelo? Ma no, non andi Carmelo! Ma manca poco, ho fatto la poveria! Basta! Qui, Carmelo! Ma noi ti aspettavamo domani, sei venuto ma o? Ah, vuoi salire? Sai, ti siamo andati dopo tutto, noi! Nanni, dici che io non ci sto, che mi manca a cuccare, capito? Ma qua cuccare, io c'è che mi hanno messo le cucchie! Gianna! Levamo una coppa cuore, se riesci a farlo. È permesso! Carmelone nostro! Annozza! Donna Sembatea! A cui sede devo chiamare? E Gennaro con me? Io sto qua! Uè, Etna! Vesuvio! Ti ricordi ancora? Ti ricordi ancora il nostro antico saluto? Sì, sì, sì. Ci salutavamo sempre così, Etna, Vesuvio! Ma sta signorina Rosetta! Rosetta, visto mi è cresciuta! Piccirida bella, che splendore si fece sta figlia! Io l'ho già conosciuta che ancora una puttanetta ieri! Così è rimasta, Carmelo! Ma voi siete siciliano? Io no! Mio nonno era siculo! E perciò mi ritrovo con questo nome tipicamente siciliano! Ma io è così il cosugno! Che del resto la pallatura si sente. Carme, ma come mai che sei venuta a questo? Ma chissà come sarai stanca. Mo vatti a mettere a letto, poi domani facciamo tutti i convenevoli, capito? Gennari, andiamo. E che sta pensione? E voi? Nottambuli siete. Io ora arrivai io con Ferribotti e ci dissi andiamo a fare la pace con l'amico Gennaro. E tu? A dormire mi vuoi mandare? No, Carme, guarda, che questo è un brutto momento. Ci hanno onorato i signori ladri. Ah, i ladri vennero? Sì. E mi dispiace. Ma del resto, nannina, il topo a formaggio va. E se i ladri vennero, è segno che state bene. In salute? No, a denari, dico. Io vedo che qua avete rinnovato, Ci avete abbellito. Tutto a cambiare, Carme. Ah, tutto a cambiare. Ah, sì, ma per l'altro no, sta tutto a posto, che tu vieni di qua sopra, no? Si sono rubata la macchina per il suo palazzo. Ah, pure la macchina? Ebbene, ma non pensarci più una nozza. Me le non vuoi fare? Del resto, c'è a chi succede di peggio, ma uno poi si deve rassegnare. Ecco, bravo, uno si deve rassegnare. E certo, uno deve alzare gli occhi al cielo. E dire al Signore, oh, e che bella ambata, bellissimo, splendido, chissà quanti piccioli sarà costato. Madonna mia, ma tu dicevi che se uno abbassa gli occhi a terra... Certo, bisogna chinare la testa e chiedere umilmente al Signore, mi, che tappeto, splendido, bellissimo. Carmè, questo qua è bellissimo, lo vedo io alla rifine della parrocchia. Ah, dopo di Natale. Beduzza mia, ma cosa voglio io? Il bene vostro voglio. E regina ti voglio vedere. E baciare umilmente la tua mano. Ma che anello che hai? E questo di valore? Che a me è un caro ricordo della nonna. Certo. Un ricordo. Ma sta piccinita sonno non ne ha. Vai tu, vatti a corcare.
che il sonno ti si sta mangiando agli occhi. Vai, sciacquatunazza, vai. Ma non hai chiamato? Sciacquatunazza, una bella figliuzza, chi sto significa? Ah, se non avete più bisogno di me. Vai, vai, sciacquatunazza, va. Buonanotte, micioni. Gli ha passato a te, gatto. Ma che fa un po' di caffè? No, no, allora quella calma è di Astemi, caffè non è più. Ma no, parliamo prima di quello che mi interessa e poi dopo pensiamo al caffè. Amici miei, guardiamoci in faccia. Ma voi lo sapete perché sono qua? Sì, Carmelo, lo sappiamo, sì. E allora, Gennaro Bottiglieri, in nome dell'antica amicizia, a valigia di Luciano Paternò da Vizzini, unne, unne! Che lune! Ma non so, sa dirlo poi il femmino, quando ha ricetta non levano tutte cose a mezzo, capo? Carmelo, senti, ma è meglio che ti dico tu che sei una botta, ma tu te ne hai rivoltato in una sacca? No. E allora spari, perché la valigia non ci sta più. Santa Eufemia, Santa Rosalia da Valè, Sant'Agata da Catania, Santo Scipio e Santo Carino. Un momento, madonna mia. E noi teniamo, ma non Carmine e San Gennaro a quattro passi. Tu l'hai scomodato, tu stai sentendo a questi lontani. Amici miei, voi mi fate piangere lacrime a mano. Lacrime di sangue mi fate piangere. Sì, vabbè, ma aspetta, calmati un momento, ma ti spieghi tutto questo commento, ti amo. E avanti. Senti, noi... Carmine... Dove stava sta valigia? Dì! Allora, stai zitto, Zanano, parli di tutto, non sai niente. Allora, chi stu paterno, no? Sì. Ci lascia una lettera che ci stava scritta nella mia casa, nella mia stanza, ci sta una valigia. Non l'aprite per nessuna ragione. E appunto? Ricordando i poveracci. Quanto poi li gettiamo, quanto può giornare che stu padanello? Paterno! Stu paterno! Era stato condannato con la direttissima, era andato un momento in galera, ci hanno la divinità nei carceri. E allora pensaste bene di aprire la valigia? Ecco, ce la teniamo sotto la cinta, Gesù Cristo non la può vintare. E con questo? Carme, quando era aperta la valigia, trovai 500 milioni. E voi sapete cosa ci dovrebbero stampare sulle banconote? No. La testa di morte. Esatto, per avvertire del pericolo che uno corre. Insomma, quando avete preso dalla valigia? Aspetta, che no, c'ho di chi? Noi ora ci scadevano a cambiare le 500.000 lire. Sì, ma spennetto, prima che li la spesa, oh, Zanni. Allora, chi se ne è mai a fare spesa, no? Perché la spesa va a caffè, sennò Carmeline, a latte, non può andare a fare la spesa. Allora io scende, una volta giù da un'onda di patane, va giù da un'onda di pomarolo, musillo. E che c'entrano patane, pomarolo e musillo? Vibrazione, Carme, madonna mia. Dopo 20 anni che io tornavo padre e rocco, non trovavo niente di più. Allora, insomma, quando avete preso dalla valigia? Allora, 500.000 lire che ci scadeva a cambio, padre, non ci hai facendo ma prestato. Ah, bravo, bravo, così si fa. Ma da chi? Alla valigia. E la valigia te lo spugnia? No, ma mi può pensare che 20 anni e 10 mi poi 500.000 lì. E ce l'avete rimessa? C'hai mai visto? No, ma ci mancano 19 anni e 4 mesi. Ci studi, ci sta. Amici miei, ma se si tratta soltanto di 500.000 lire, io modestamente... E sei arrivato con 500.000 lì? Insomma, quando avete preso dalla valigia, ditelo. Carmè, tutto! Tutto! Amici miei, voi l'avete fatta grossa. Sì, vabbè, ma aspetta. L'avete fatta grossa. No, vabbè, ma non... L'avete fatta grossa. C'è Nadia Stasi! L'abbiamo fatta grossa. E qua io? E qua io con la famiglia? Ma allora teniamo la famiglia? Io che ne so. Zanano, tu ci stai vendendo a nessuno. Amici miei, voi state ballando la tarantella sorrentina sopra un terreno minato. Voi avete baciato in bocca un labbro. Che schifo! Due sono le cose che vi restano da fare, o espatriare subito, o morire. Carmè, credi che non ci capito buono. Pazzi, voi siete dei pazzi, ma sapete di chi erano dei soldi? E Paternò? Ma no, no, Paternò solo sicario era, i soldi erano della mamma. E capito, tu fedente Paternò si serviva dei soldi della mamma. La pensione della mamma. E ci nascono, c'è una pensione. E ci sei venuti chi arretrà. La mamma di Paternò era anche la mia mamma. Hai capito, un giusto? Ah, visto, frate Paternò. Avrà ragione, picciosa sta pigliarmi. La mamma di Paternò, nannina, capiscimi? Oltre a essere la mia mamma, è anche la mamma dei fratelli Siculi sparsi per il mondo. Quando ne sono? Nannina, la mamma è stata essere una zuccolo. Chi erano della mamma?
La mamma! Li aveva avuti per ammazzare una persona! Lei che a me per ammazzare? Tu mandassi da casa nostra! E c'è una ragione precisa! E ma quale? Amici miei, voi la vedete questa fotografia? Ah sì, una femmina con una picciarella. Questa è la figlia di Chiacco. Ah, Chiacconcella. Luigi Chiaccone stava in America e sedusse questa donna italo-americana, napoletana di origine. Non ci capito, Luca, Luca che sei troppo importante. Dopo diversi anni di convivenza, salì su un aereo e se ne scappò in Italia. E poi la poverina ricorse a un grande boss americano, il quale telefonò a Don Pippo Losanto in Sicilia, e Don Pippo Losanto, dopo anni di ricerca, ha mandato Paternò. Ma tu è diventato proprio un conflitto internazionale, Da me, se lo vuoi sapere, questo con questo suo grande look ha sedotto pure nostra figlia. Amici miei, una cosa sola c'è da fare. E che cosa? Sedete. Ma che? L'ammazzereste con una persona? Carmi, ma ti pare che sto momento è pazzia? Allora, Carmi, mi sta facendo azzellire Carmi. Amici miei, pensateci bene. Se voi ammazzate la persona, la commissione di Paternò è fatta. I 500 milioni sono vostri di diritto. E tanti saluti alla famiglia. Bacio e abbraccio da tutti i parenti. Ah, Nannuzza, non scherzare, Questa è gente che i cadaveri nel cemento fa sparire. Che fa? Ma mettere i cadaveri, i funerali, fare i docimenti. Certo, oppure mi mandano una torta. Sta andando a Nino, non mi dice. E vabbè, io ne conosco, pare brutto. Sì, ma appena tagliata la prima fetta, boom, gli è saltata in aria. Oppure vi mandano dei fiori. I fiori. Ma che bei fiori. Ma come sono profumati! E è buffo! Gli è saltata in aria! Pensateci bene, per voi la cosa sarebbe anche facile, perché la persona che deve morire alloggia proprio qua in questa pensione. In da casa qua? E chi è? Chi è questa persona? È uno schifo di attore, un macchiettista da tre soldi. Come Rit? Un infame, una carogna che si chiama... Luigi Giacomo! Soprannominato Gino Dore! Luco, fatelo Luca che non... Amici miei, pensateci bene, io non ci posso! Ma siete Carmelo, noi l'acceressimo pure, specialmente Nannina, però... Però se vi dovesse venire la tentazione, basta che mi fate un cenno. Io telefono in Sicilia e tutto va a posto. Ma poi quando vengono chi là ci mette in documento? Ma anche subito! Poi siete in pericolo, lo volete capire o no? I picciotti potrebbero stare già in viaggio! Ma no, i piccioni viaggiati non stanno nel caso lui! Amici miei, voi pensate, ma badate, che una volta presa la decisione, non si torna più indietro, sennò è peggio, e squagliati nel sapore. Buonanotte! Mi serve un treno, se dovete fare un viaggio, io modestamente ho qualche amicizia in ferrovia, sapete? Ma voi non venire in aiuto? Sì, ma soffermatevi di una cosa, entrate, non sentite parlare di treni. Signora Nanni, a me non importa che la bottigliella è stappata. I ma sposo! Stato buono! Oppa, noi te lo trascu! L'onore della sette è salvo, e mo a ci la chiacchone, va? Nanni, ma io che te? Tengo coraggio di raggiungere la Nanni, siamo perduti, siamo! Fa una cosa... Andiamo già a tutti sotto il coperchio. Schifo! La cucina? La vita è proprio uno schifo, sì, tutta una delusione. Ma uno, che scampo a fare con questa terra?
Che si campo fa? Hai ragione. Tu non è meglio che morte. Sì, sì, eccolo qua. Luigino Giacone, in arte Gino Dore, un fallito, uno che nella sua vita non farà niente e che beve, beve per dimenticare. Pagata anticipata. Sì, sì, sì. Ma uno, che si campo a fa? Che si campo a fa? Che si campo a fa? Si scende, no? Si addorme, si scende un'altra volta! Però io tengo la medicina, tengo la soluzione, sì! Eccola qua! Maroni! Ma ci raggiungo! Che ci vuole tutta questa, non ci vuole proprio niente! Uno passa che preme i grilletti e fallisce tutto cosa. Si fallisce i soffrici. Mi hanno chiamato, che pure mia mamma è morta. Ma ha ragione. Sono rimasto solo io. Ma ha ragione, ma come si può campare quando si morama? Uno non è meglio che sta a cinque, no? Sì. Ma io l'ho deciso. Lei è l'unica amica mia, quanto è bella, si fa. È bella. Ho deciso e ho giuro. Coppa, allarme e mamma che è morta di recente. Chi va lì dalla stanza, mi giura, ciao. E mi sparo coppa a fronte. Oh, Luigino, non vi dimenticate la medicina. Aspetta, un giorno mi hai fatto l'uso. Ah, ci mi hai fatto l'uso. No, ma io non posso più mettere, io non capire il momento, sì, chi sta? Moro! Moro! Vieni, come sta? A così, nani! Allora, è venuto! Cufu! L'ho fatto, Carmelo, l'ho fatto, sono un assassino. Sì, l'abbiamo fatto, siamo due assassini. Tu facisti? Sì, Carmelo. Una cosa speciale, facciamo finta come se si trattasse di un suicidio. L'abbiamo suicidato. Sì. Mi aspettate. Ma che è successo? Ma che ha sparato? Figliato pure imputato, che volete più? Stata zitta tu, vai saluto. Ma che ha sparato? Pure Mario? No, Gennaro, quando mai Peppi, state zitti. Pronto? Don Peppo, la commissione è stata eseguita da due volontari. Tutto a posto. A una tramontò. Buonanotte. Ma insomma, chi ha sparato? Che è successo? Mi dice qualcosa? Signori, purtroppo ho una triste notizia. Gino Dore, spera, è morto. No! Mio suocero è tutti e ma c'è di scusatemi tanto, io stavo provando una parte che mi hanno dato, sì. Io e gli attori ci medesimiamo, involontariamente è partito un colpo. A proposito, la parte dell'ombriaco mi è piaciuta. Ma perché che l'era una parte? Naturalmente, hai visto come è venuto bene? Ma il morto sta bene in salute, eh? Questo è buono, il morto sta bene in salute. Andiamo già a cuccaia che non è successo niente, eh? Buonanotte, scusatemi tanto un'altra volta. Altro che pensione della tranquillità, ma te la pensione del manicomio. Amici miei, io capisco l'equivoco, eh? Ma ormai la telefonata è già partita. Gennaro, Nannina, mi dichiara marito e moglie. Ora voi impegnati siete, avete firmato un patto di sangue, ora all'infame lo dovete ammazzare davvero, sennò squagliati nel sapone finito. Buonanotte. Yeah.